Dio della tristezza è il Dio della gioia. La tristezza, lo sapete anche voi, cari ragazzi, viene solo dal peccato, dal male. Dio non può volere il male, non vuole il peccato, è il Dio della gioia e noi siamo figli suoi. Pellegrinaggio nostro, pellegrinaggio di gioia, perché formato da centinaia di ragazzi, e nei ragazzi, nella vostra età, la gioia è qualche cosa di essenziale, come l'aria per respirare, e voi siete diffusori di gioia. Io penso che da ieri mattina e oggi e domani e dopodomani nelle vostre case, nelle vostre famiglie ci sarà un po' di vuoto, che i vostri genitori penseranno con ansia venga quanto prima colmato con una nuova carica di gioia che voi porterete nelle vostre case. Ma il pellegrinaggio nostro, fatto di ragazzi malati, di ragazzi che hanno qualche limitazione, qualche minorità, eppure sono tanto ricchi nello spirito, lo sono essi, e quando non ne hanno coscienza lo sono e lo diventano quelle mamme che li portano tra le loro braccia con immenso dolore, con immensa tenerezza e donazione. Il nostro pellegrinaggio si distingue proprio per uno scambio di amore e di gioia. Il venerabile servo di Dio, Monsignor Giuseppe Carraro, nasce a Mira, in provincia di Venezia, il 26 giugno 1899, in una famiglia economicamente povera ma ricca di calore cristiano e umano. Grazie all'intervento di Don Eugenio Dorigon, nel 1910 entra in seminario per diventare prete. Scoppiata nel 1914 la Prima Guerra Mondiale, giovani e uomini adulti furono chiamati in massa alle armi. Tra i tanti anche il giovane Giuseppe Carraro, che il 17 giugno del 1917, non ancora diciottenne, viene arruolato. Finita la guerra, poi, tornato in seminario, viene ordinato sacerdote il 31 marzo 1923. Da giovane sacerdote si impegna molto nel mondo della formazione e dell'educazione, adoperandosi in molti modi per assicurare alla diocesi seminaristi e sacerdoti formati nella spiritualità e nella cultura. Il vescovo di Treviso, Monsignor Mantiero, che lo aveva voluto direttore spirituale e rettore del seminario, lo vuole infine vescovo ausiliare. Ed il Papa esaudisce questo desiderio. Così Monsignor Carraro, il 10 novembre 1952, riceve l'ordinazione episcopale. Prima è vescovo titolare di Usula ed ausiliare del vescovo di Treviso. In seguito, nell'aprile 1956, viene nominato vescovo della vicina diocesi di Vittorio Veneto. Qui Monsignor Carraro rimane solo 30 mesi, ma la sua presenza è fervida di iniziative e di opere in un clima di sincera e fattiva collaborazione, secondo il motto paolino scelto da Carraro per il suo stemma episcopale: vince in bono. È solo nel 1958, dopo l'elezione a pontefice di Giovanni XXIII, che Monsignor Carraro viene chiamato a reggere la diocesi di Verona, dove rimane per 19 anni abbondanti. Sono anni intensi, gli anni del concilio ecumenico che segna in maniera profonda ed indelebile lo spirito di Monsignor Carraro. È di quel periodo l'ideazione del treno bianco dei ragazzi della pace con l'Unitalsi a Loreto e a Lourdes. Dopo 19 anni da vescovo di Verona, dimessosi in obbedienza alle direttive canoniche, il 25 giugno 1978 consegna simbolicamente il pastorale al successore. Rimane però accanto ai veronesi per servirli ancora con la preghiera, con gli scritti e soprattutto con la sofferenza. Chiude il capitolo della sua vita terrena il 3 gennaio 1981 e nel dicembre 2005 padre Flavio Roberto Carraro, suo omonimo successore sulla cattedra di San Zeno in Verona,
annuncia alla diocesi l'apertura del processo canonico, finalizzato a proclamare la santità di vita del suo predecessore. Monsignor Fiorio, l'ultima cosa che ricorda di Monsignor Giuseppe Carrario, l'ultimo incontro, l'ultimo sguardo, magari le ultime parole, quali sono state? Quelle che porterà, che ha impresso nel cuore, nell'animo. Io non ricordo le ultime parole. Gli era più vicino in quegli ultimi tempi Don Floriano. L'avevo visto e assistito anch'io all'ospedale e ricordo un episodio che per me è stato prezioso. Ho dovuto aiutarlo a lavarsi e lui si è messo a piangere. Perché devo chiederti un servizio così umile? E questo mi diceva la delicatezza sua nei riguardi miei e mi spiegava come la sua umanità fosse attenta a non pesare sugli altri. Ecco, forse potrebbe essere questo un piccolo episodio che può dire qualcosa. Poi la molta preghiera. Ricordo negli ultimi tempi anche gli incontri con il pastore valdese Bertinat, che andava a trovarlo spesso lì all'ospedale. Anche questo è significativo di un dialogo che era iniziato e che poi è continuato al di là degli schemi abituali, insomma. Chi era il prete, il vescovo Carraro? Chi era l'uomo Carraro? L'uomo Carraro era un uomo intelligente, ma anche emotivo. Faceva fatica qualche volta a controllare la propria emotività. E lo si vedeva quando aveva qualche scatto, lo si vedeva quando qualche volta piangeva, quando c'erano dei momenti in cui l'emotività emergeva e non riusciva a controllarla. Perché era un uomo normale, con limiti e difetti, ma anche con tanta grazia di Dio. L'uomo era un uomo attentissimo alle persone. E lui sapeva ascoltare prima di tutto e poi sapeva anche consigliare, dire qualcosa, ma era la sua capacità di ascolto che penetrava il problema e che aiutava l'interessato stesso a rendersi conto di quello che stava chiedendo, che non sempre era chiaro. Quindi in questo senso, poi era stato un uomo che ha saputo discernere i segni dei tempi, cioè ha saputo guardare con occhi positivi al mondo, alle persone, individuando strumenti per far crescere il regno di Dio in quelle situazioni. Monsignor Carraro arriva a Verona alla fine degli anni 50, arriva a Verona in un periodo storico molto molto particolare, effervescente, quello che porterà poi anche al Concilio Vaticano II. Come si inserisce in questo contesto, Monsignor Carraro? Monsignor Carraro si inserisce a Verona riconoscendo in Verona il contesto normale del Veneto. E in questo senso lui entra subito in sintonia, perché conosceva la regione del Veneto, conosceva quindi anche la terra di Verona. E soprattutto sapeva le ricchezze che ci sono a Verona, sapeva scoprirle. Io non ricordo adesso in fila tutte quante le iniziative che ha fatto, eccetera. Però questo gli permetteva di non essere solo un continuatore di una pastorale, un governo pastorale che continuasse la trafila di sempre, ma era capace di innovare e innovava moltissimo. In punta di piedi, lui non ha mai fatto grandi dichiarazioni delle novità che portava, ma le novità le ha portate. Perché la novità dello studio teologico, la novità dei centri di pastorale, la novità della SPAL, della SPRAL, della Scuola di Teologia per Laici, ecco, ce ne sono finché volete i rapporti ecumenici, però in punta di piedi. Non sempre la diocesi ha avvertito il profondo cambio che avveniva e questo era un po' lo suo stile, molto in punta di piedi in tante cose. Da questo punto di vista il Concilio Vaticano II ha segnato anche per Monsignor Carraro un passaggio, una maturazione, insomma, è un uomo convertito dal Concilio, perché lui era un uomo abbastanza tradizionale, un uomo, ecco, e il Concilio lo ha convertito,
Accenno solo una piccola battuta per spiegarmi con degli esempi. I preti erano i suoi figlioli, fino al Vaticano II. Dopo il Vaticano II sono diventati i miei fratelli. Questo dice già un cambiamento profondo di atteggiamento, la sottolineatura del presbiterio, ecco, è una stupidaggine se vuoi, è una parola, però dice anche uno stile e un cambiamento profondo anche dentro di lui. Lui era un innamorato di Gesù Cristo ed era un innamorato della Chiesa. Questi erano i suoi due amori che si è portato dietro. La sua formazione risale un po' alla linea francese, diciamo, quelli che erano gli studi di quel tempo che anche noi guardavamo, leggevamo, ecco. Quindi un po' la scuola francese dell'Ollier, eccetera, e in questo senso qua credo che sia stato molto attento e avanti rispetto alla situazione italiana. Però l'amore che ci metteva nel fare queste cose, la fiducia che dava ai sacerdoti, il dialogo che aveva con loro, gli permetteva di fare anche proposte che qualche volta lasciavano perplessi. Ecco, ma ecco, dopo abbiamo scoperto la ricchezza anche di queste proposte, dopo qualche volta anche subito. Il Concilio Vaticano II, Carraro l'ha vissuto in un modo particolare però, no? L'ha respirato, è stato uno dei 12 relatori, quindi questo già vi dice come su 2000 erotti vescovi era il relatore del documento Optatam Totius, cioè la formazione dei sacerdoti. Un documento che forse può essere secondario, ma in cui si rivela un po' tutta la concezione che noi abbiamo di Dio, di Cristo, della Chiesa, del sacerdozio, del ministero che si fa. Ecco, e quindi è un documento che ha tante ricchezze. Poi lui l'ha tradotto anche in Orientamenti e Norme, che era quella a nome della Conferenza Episcopale Italiana, la prima sintesi fatta come direttorio per la Chiesa italiana, per i seminaristi. Poi è stato ripreso, rifatto da altri, ma intanto queste prime tappe le aveva fatte lui. Sarebbe interessante vedere un documento. Lui ha scritto alla Santa Sede, prima del Concilio, una lettera in cui, su richiesta della Santa Sede, come tutti i Vescovi, gli si domandava quali potevano essere le proposte. Ed è interessante vedere questo documento, c'è qua in Curia, che anticipava moltissime delle cose che poi sono venute fuori. Ecco, in questo senso è un uomo, non è un profeta, tipo Don Milani, no, è un uomo che però sapeva discernere i segni dei tempi, sapeva vedere con gli occhi, io dico, di Dio, della Chiesa, le realtà. L'offerta è la parte vostra più attiva nella Santa Messa. Verranno alcuni di voi all'altare, ma rappresenteranno tutti gli altri, malati e sani. E rappresenterete tutta la Santa Chiesa di Dio, tutto il popolo di Dio che si stringe attorno all'altare e farete la vostra offerta, voi, cari malati, delle vostre sofferenze, delle vostre ore di pena, di solitudine, delle vostre sofferenze di riflesso, perché vedete patire mamma, papà, quelli che vi vogliono bene. Offrirete voi, cari ragazzi sani, e offrirete il dono della vostra fanciullezza, il cuore puro e il cuore ardente di amore, di donazione ai vostri fratelli. Tutti insieme offriremo e Gesù benedetto prenderà quasi dalle mani della Madonna questa nostra offerta e la trasformerà. Oggi diremo che per alcuni aspetti è stato un po', non tanto un precursore, però ha voluto capire, entrare anche nei problemi del suo tempo, per cui la sua mira, dove è nato, particolare naturalmente, come particolare un po' tutto il Veneto, quel tipo di Veneto, ma la diocesi di Treviso che l'ha visto nei primi anni, insomma ha cercato di capire anche
i problemi della gente. E per questo forse all'inizio è stato anche, per così dire, catalogato con una sorta di definizioni particolari, no? Cioè il suo attaccamento, sì, la sua voglia di capire il mondo del lavoro, il mondo operaio. È stato chiamato operaio. Appunto Vescovo Rosso perché si è interessato delle fabbriche, adesso mi viene in mente Cengia, ma ce ne sono state altre, soprattutto Treviso, ma anche qui a Verona è intervenuto nelle fabbriche, è intervenuto nella Tiberia, è intervenuto in tante altre situazioni. L'uomo era attento a questo perché sapeva ascoltare. Io credo che questa sia la chiave di lettura. Lui sapeva ascoltare il Signore, prima di tutto la parola di Dio, ed era il suo nutrimento quotidiano e profondo, ma sapeva anche ascoltare gli uomini. E questo gli ha dato una ricchezza e una capacità anche di governo non comune. Perché troppe volte noi siamo portati a un'efficienza dimenticando le persone. E mentre lui aveva molta attenzione alle persone e a quello che queste dicevano. Carraro a Verona ha attraversato anche quelle che sono le problematiche più grosse che hanno interessato la nostra Chiesa, la nostra comunità, sì, ecclesiale. Mi riferisco naturalmente negli anni 70 al cambio radicale anche di stili di vita e quant'altro. Sì, in c'è questo stato senso, dentro, sì, state delle tensioni anche. Una delle tensioni riguardava il cosiddetto sinodo che lui voleva fare. Era un sinodo che lui aveva previsto a tappe, ma aveva detto la prima sarebbe stata coi preti, dopo avrebbe fatto altre tappe. Però in quel punto è emersa una reazione. Perché un sinodo dei preti per i preti? Come se i laici non avessero niente da dire. Indubbiamente qui c'hanno anche delle ragioni, chi ha fatto avanzato questi dubbi, queste problematiche. E lui si è sentito anche ferito perché ha sentito queste reazioni di fronte all'ipotesi di un sinodo e alla fine ha visto che questo portava tanta divisione e l'ha sospeso. Ecco perché non è stato realizzato il sinodo di Carraro, il sinodo post-conciliare, perché lui ha preferito non dividere alcune strutture, alcuni gruppi che si erano contrapposti e è stata una scelta in fondo pastorale. Però questo diceva anche come c'erano delle tensioni in campo teologico, in campo pastorale, in campo ed erano gli anni anche delle scompostezze, dell'immediato dopo concilio, ci sono stati degli interventi per il rispetto dell'Eucaristia, ci sono stati degli interventi per altri aspetti, insomma. Non era un uomo che non sapeva comandare, sapeva benissimo comandare. Però lo faceva dopo aver pregato e pensato, pensato e ascoltato. Ci pregava su, sa, c'era un detto tra i preti, facto verbo cum santissimo, cioè parlato col Signore nell'Eucaristia, aveva deciso e travolgeva dopo, perché quella decisione era presa davanti al Signore. È stato un modo di dire, insomma, ma diceva che l'uomo ci pensava, ci pregava e dopo quando decideva, decideva. Assolutamente. Io mi ricordo una scena che in una messa celebrata all'esterno della Basilica di San Zeno in cui Carraro picchia i pugni e naturalmente c'era anche, aveva ragione per farlo, erano gli anni del divorzio, erano gli anni in cui sì, si faceva avanti la problematica dell'aborto e quant'altro. Sono stati anni particolari e complicati quegli anni anche per Carraro. Lui ha sempre visto nella famiglia la cellula non solo della società ma anche della Chiesa. Lui diceva sempre che se la famiglia non fosse stata sana, difficilmente si sarebbe formata della gente. E allora buona parte dei suoi interventi riguardano proprio inizialmente una difesa, ma anche una promozione delle attività formative per la famiglia, che vanno dai consultori, vanno ai corsi per fidanzati, agli incontri degli sposi, che vanno a tante cose. Quindi la famiglia era un po', uso un termine brutto, un suo hobby, ma diciamo un elemento fondamentale. Adesso vediamo che abbiamo un sinodo su questo. E lui su questo si è giocato parecchio, anche se vuoi con l'atteggiamento di difesa che era tipico di quei tempi. Ecco, però io credo che se noi avessimo scoperto
e capito perché lui faceva questo, forse ci sarebbe stato più chiaro. Ecco, lui forse non sempre è riuscito a spiegarsi la sua passione per la famiglia, la sua preoccupazione per la famiglia e quindi per la Chiesa e per la società. Cristo Signore ricambierà la nostra offerta con il suo dono, il dono più ricco, il dono più prezioso che li potesse pensare, l'Eucaristia. E tutti noi ci nutriremo del pane della vita, parteciperemo al banchetto eucaristico, ci sentiremo uniti strettamente a Cristo, partecipi della sua gioia e insieme della ricchezza del suo sacrificio. Ci sentiremo tutti uniti tra di noi. Ecco la vera fonte della gioia. Un vescovo che ha respirato molto anche, io credo, la comunione ecclesiale a livello, lo ricordava, vedi anche l'esperienza del Concilio Vaticano II, l'esperienza di comunione ecclesiale anche oltre le mura di Verona. Sì, lui poteva essere, è un uomo che cercava sempre la comunione, cominciamo dalle più piccole, i rapporti con i suoi preti. Lì qualche volta magari gli scappava di scattare, allora era pronto dopo a telefonare chiedendo scusa o cercando di andare a trovare questo prete per riconciliarsi. Non aveva vergogna a chiedere scusa e questo era il suo merito. E dopo un altro segno di questo era la promozione delle unità pastorali e delle comunità presbiterali. Cioè lui vedeva i preti insieme, li vedeva come presbiterio. È una visione moderna, ma lui l'aveva percepita chiarissimamente in altri tempi. E anche in America Latina era andato e aveva voluto che nascessero questi preti fidei donum, ma non da soli, sempre in equipe, sempre in comunità. Questo è un primo livello. Ecco, un secondo livello era la comunione con i suoi collaboratori. E preti e non preti, in genere, era molto attento alle situazioni delle persone che collaboravano con lui. Quando meno te l'aspettavi, ti trovavi un bigliettino, ti trovavi un piccolo segno, ecco. Poi c'era la collaborazione con i vescovi. E qui posso raccontare un episodio un po' strano. Il patriarca di allora mi aveva detto: vedi, dice, il tuo vescovo è l'unico che viene agli incontri dei vescovi preparato. Dopodiché dicono tutti, comanda sempre Carraro, dice lui che passano le sue. È l'unico che viene con un testo preparato, con una proposta. Gli altri vengono lì così, senza. Lui prendeva sul serio questa corresponsabilità con i vescovi. Credo di non svelare segreti. Si accenna una cosa. Non, credo che non lo sappia quasi nessuno. C'è stato un momento in cui giravano le voci che lui sarebbe diventato vicario di Roma. E l'ho visto estremamente preoccupato in quel tempo. Nero, non faceva fatica a parlare. Quando poi ha saputo che il problema era risolto, l'ho visto sorridente. Ma questo mi dice che la sua sollecitudine per tutte le chiese, vedi America Latina, vedi preti fidei donum, vedi laici fidei donum, non era qualcosa di così di un hobby, era veramente il bisogno di sentire Chiesa, tutta la Chiesa, e di sentirsi unito a loro. Ecco, allora anche questo potrebbe essere una dimensione della sua missionarietà, ecco. Secondo lei qual era la grandezza di Monsignor Carraro? Potrei dire due grandezze. L'amore a Cristo e l'amore alla Chiesa. Queste due caratteristiche che dovrebbero essere di ogni cristiano, ma che lui viveva nella ferialità. La sua è una santità feriale, è un prete comune, è un prete come tutti gli altri, è un cristiano comune, col suo rosario, con i suoi momenti di pratica, di pietà, la sua adorazione, eccetera. Ma queste due realtà le portava profondamente nel cuore, Cristo Gesù.
E anche lì, pur essendo devotissimo della Madonna, sapeva collocarla, per dirla con i padri, Cristo è il sole, la Madonna è la luna che riflette la sua luce. Cioè lui capiva che gli uomini erano stati chiamati dal Signore ad essere segni della sua presenza e lui aveva scoperto questo, aveva scoperto questa chiesa fragile, questa chiesa debole, questa chiesa che pecca e ne aveva fatto esperienza molte volte con i preti, con altra gente, ma anche questa chiesa che porta la salvezza, questa chiesa che ci porta Cristo, questa chiesa che ci porta la libertà, la pienezza della vita, eccetera. Fra le varie croci che porta un pastore ci sono quelle che riguardano, lei lo ricordava prima, i fratelli, così aveva imparato a chiamarli, i sacerdoti. Per me era stato ammirevole quando trattava con preti in difficoltà. Il trattare con preti in difficoltà voleva dire prima di tutto ascoltarli. Era abbastanza duro quando trovava resistenza e non si aprivano. Sapeva anche richiamarli al loro dovere, alle loro scelte. Ma quando uno si metteva nelle sue mani e si apriva, gli diceva guardi non ce la faccio, non riesco, sono un povero uomo, eccetera, lo difendeva fino in fondo, lo aiutava in tutte le maniere, anche economiche. Io ho visto io quante volte mi ha mandato a portare soldi o mi ha mandato a... Ecco, i preti guai chi gli le toccava. Però lui anche sapeva dire una parola forte dicendo loro che sei prete e devi vivere da prete. Quando emergevano le fragilità, allora il suo cuore era il cuore di un pastore, di un pieno di misericordia, cioè di miseria di cuore, un cuore pieno di capacità di raccogliere le miserie della sua gente. Ecco, in questo senso qua sarebbe interessante poter ripensare a quello che ha fatto con quelli che chiamiamo gli ex preti, quelli che hanno abbandonato il ministero, e vedere quanto si sono trovati accolti da lui, accompagnati. Io ricordo due o tre episodi, uno in particolare lo ricordo perché si trattava di un suo nipote che ha lasciato il ministero e ho visto la sofferenza sua per questo nipote trevisano, non veronese. Ecco, ma ho visto anche la sollecitudine, per esempio la preoccupazione dell'aiuto economico a questa gente che usciva dal ministero sacerdotale che si trovava senza lavoro. E ho visto quanti assegni ha dato. Ecco, in questo senso qua credo che veramente era attentissimo. Dopo li avvicinava, parlava con loro, li ascoltava. Non era solo un aiuto economico, era ben altro, ecco. Diciamo che l'onda lunga della presenza di questo grande Vescovo di Verona, grazie a Dio, c'è ancora. Che cosa di quella stagione oggi noi godiamo e dobbiamo continuamente valorizzare e portare avanti? Ma io ho l'impressione che oggi noi abbiamo un po' paura del futuro. Paura dello Spirito Santo, paura della Chiesa, paura degli uomini, paura delle nostre fragilità. Cioè non ci sentiamo veramente un Dio che ci accompagna e che ci sostiene. Ecco, e allora reagiamo un po' duri con chi sbaglia, reagiamo duri con chi, ecco, invece di essere attenti ad ascoltare e a capire. Io credo che in questo momento storico la Chiesa veronese dovrebbe essere più attenta ad ascoltare e a capire. Dopodiché verranno anche le proposte, i rimedi, il resto, però in questo momento qua non possiamo giudicare, non possiamo condannare. Ecco, l'impressione che qualche volta, forse noi preti in particolare, di fronte alle situazioni esprimiamo dei giudizi sulla base di valori e non sulla base del cammino delle persone. La grandezza di Monsignor Carraro è stata anche la capacità di circondarsi di persone libere? Sì, direi di sì, perché non sempre ha indovinato i suoi collaboratori. Fatto che lui si sbagli, per la carità, lo facciamo tutti. Però non cercava gli yes men, la gente che dice di sì, il signor sì,
ma cercava della gente che fosse capace di collaborare, cioè di pensare insieme, di lavorare insieme, di scambiarsi, di dirsi le cose. E mi pareva che questo ci fosse riuscito. Aveva una discreta squadra, insomma, anche nell'insieme, ecco, anche umanamente parlando, aveva gente che pensava, gente... E dopo sapeva utilizzare anche gli apporti degli altri, per esempio su alcune cose sentiva lo studio teologico, su altre sentiva altri, e si sentiva... E così poteva anche portare qualche novità, ecco. Come segretario, Monsignor Fiorio, di quegli anni, fra i tanti ricordi, che cosa ci può o ci vuole, vuole raccontare? La stima e la libertà. Mi spiego, una volta siamo venuti su dal Duomo, dove i canonici avevano fatto le congratulazioni per la sua omelia, eccetera, eccetera, e lui vede che io taccio. E allora mi dice, aspettato che vadano via i canonici, e tu che cosa hai da dire? Dico, se vuole io posso anche dire qualcosa, ma un po' critico. No, no, parla. E allora gli ho fatto alcune osservazioni sull'omelia. E alla fine lui mi dice, per favore, resta sempre così, capace di dire il tuo pensiero anche se diventa critico, perché io ho bisogno di uomini liberi intorno a me. E lui ha avuto per questo una estrema fiducia in me e un'estrema confidenza. Non è che a me dicesse molto delle cose del governo della diocesi, parlava più con i suoi collaboratori che c'erano allora, sto parlando, pensando a Monsignor Martinelli e a molti altri, ad altra gente, ecco, vicari generali, eccetera. Ma lo sentivo vicino, capace di essere attento, di capire le cose, ecco. Per cui con molta lealtà io gli dicevo sempre, ecco, ricordo una battuta. Stavamo in macchina e io dormivo. E lui mi dice, ma non c'è niente da fare, altro che dormire. E dico, cosa vuole? Lei prega, Vittorio guida, e io... Ma non ti rendi conto che tanto questo tempo sprechi che potresti pregare? Ecco, ma era una battuta così, ma estremamente rispettoso. Padre, veramente santo e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Così la mia a te, o Dio. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il segno della pace. Ora, nello stringerci la mano o nel dare un bacio all'ammalato, vogliamo dirci che siamo e ci sentiamo fratelli nella preghiera, nell'aiuto, nello studio, nel lavoro, nell'amore. Mentre chiediamo ancora una volta perdono al Signore delle nostre colpe.